La stanza dei bottoni, boschi e violante per il libro di Francesco Giuliani, Salvatore Ricco alla comunicazione di Snam, i cacciatori di teste al lavoro per Esselunga, Virginia Raggi presenta le PRIX 2018, Galateri e Gerusalmi a Piazza Affari per i consulenti di direzione, festa a Palazzo per la Banca del Fucino. Filantropia a ritmo di rock lunedì 23 al Blue Note di Milano. L'industriale e finanziere Enzo Manes, a capo della multinazionale del rame CME e presidente del fondo I2 Capital ma soprattutto ideatore e fondatore di Dinamo Camp, insieme ad Alessandro Valeri, socio fondatore di Intermonte, hanno organizzato un contest stile X Factor con 12 band corporate per raccogliere fondi a favore del primo e unico campo di terapia ricreativa che accoglie gratuitamente bambini con gravi patologie e disabilità per un periodo di vacanza. Il 23 ci sarà la prima sfida tra i Talking Heads di Google, la Cisco Blue Shelter Band di Cisco, la Illunga C-Band di Janssen, capitanata dal numero 1 e presidente di Federpharma, Massimo Scaccabarozzi, e i signori non signori di Riccardo Spolaor. Il 30 sul palco salirà Valeri, chitarrista, per Robby, The Locomotion che da 20 anni suona in Italia e all'estero ed ha all'attivo 25 CD, per sfidare la Robert Michel Free Republic of Rockville, gli Hank Dell e Roberto Lanzi con Luna Tantum. Si replica il 6 novembre con Team Band, Stone Rollers, Sin 7 di GSK e i Maltrap. Il 13 novembre la serata finale con le band vincitrici delle tre serate. Consulenti Esselunga. Con il bond da 900 milioni, il collocamento chiude domani, utile a definire la cornice finanziaria per la Pax in casa Caprotti, comincia una fase tutta nuova per Esselunga. Il gigante lombardo della grande distribuzione guidato da Carlo Salza. Non soltanto perché in prospettiva Esselunga è destinata alla borsa. Più a breve, il gruppo di cui è vicepresidente Marina Caprotti potrebbe volersi strutturare secondo un assetto capace di creare un circuito virtuoso tra impegni della famiglia, strategie aziendali, mercato e management. Per questo al lavoro sul gruppo c'è Egon Zender, la società di cacciatori di teste leader mondiali del settore guidata in Italia da Francesco Bocquicchio. Le zanzare di Virginia. Colpo di ala di Virginia. La sindaca di Roma presenta giovedì le PRIX che si correrà all'Eurel l'anno prossimo. Sarà un vero e proprio happening. Accanto a Virginia Raggi ci saranno Alejandro Agag, il genero dell'ex premier spagnolo José María Aznar, patron della Formula E, con i due manager che hanno supportato l'iniziativa del circuito cittadino, il presidente dell'ACI Angelo Sticchi Damiani e Roberto Diacetti che guida Eurspa. Per Virginia è un trionfo, dalle zanzare di Anzio si passa alle zanzare da Corsa O. Bernie Ecclestone. Boschi trattasse diritti. Tasse e diritti. Ieri all'Avvocatura dello Stato per presentare l'ultimo libro di Francesco Giuliani, partner dello studio Fantozzi, con Giulio Chiarizia. Al tavolo Luciano Violante, presidente di Italia Decide, Giovanni Canzio, primo presidente di Cassazione, Andrea Mazziotti,
presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Chiude Maria Elena Boschi, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Ecco per Snam. Tra strategie globali e nuovi impegni sulla rete italiana, Marco Alverà rafforza la squadra di comunicazione di Snam. Da oggi il nuovo Head of Communications è Salvatore Ricco, che lascia la CIR dopo 9 anni. Ricco, 41 anni, ha all'attivo oltre 15 anni nella comunicazione di impresa, Pirelli, Parlamento Europeo, SIA e Ketchum. In Snam lavorerà con l'Head Government Affairs, CSR e Communications Patrizia Ruttigliano, a stretto contatto con Alverà. Davide Sempio si occuperà a tempo pieno di TAP, progetto strategico di cui la stessa Snam è azionista al 20%, che porterà in Europa il gas naturale proveniente dal Mar Caspio. Piacentini per il Cefrien. I Fraunhofer tedeschi sono considerati un'eccellenza nella tecnologia. Ma anche l'Italia non scherza, e questa mattina Alfonso Fuggetta racconterà cosa ha fatto con il Cefrien, il centro di ricerca applicata all'industria del Politecnico di Milano. All'assemblea nel campus Bovisa, dopo i saluti di Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano, si confronteranno diversi esperti, tra gli altri Diego Piacentini, commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale. Premio GEA in borsa. È alla quarta edizione il premio GEA Eccellenze di Impresa. Il presidente dell'Associazione dei Consulenti di Direzione Luigi Consiglio ha chiamato manager e imprenditori a confronto su occupazione e tecnologia. Ne parlano domani Andrea Cuomo, vicepresidente di Stmicro, l'economista Marco Fortis, Gabriele Galateri, presidente delle Generali, Raffaele Gerusalmi, CEO di Borsa Italiana, Gianluca Rana dell'omonimo pastificio, Cristina Scocchia, CEO di Chico, e l'imprenditrice Luisa Todini. La vendemmia dei Torlonia. Banca del Fucino, la più antica banca privata romana guidata dalla quarta generazione dei principi Torlonia, apre le porte di Palazzetto Baschenis Borghese mercoledì per una cena plaque in occasione della prima edizione della settimana di La Vendemmia. 100 invitati per il presidente, Alessandro Poma Murialdo, e il CEO Giuseppe Di Paola. Tra gli ospiti, Guglielmo Miani, presidente di Monte Napoleone District, inventore dell'iniziativa.